gli interventi per promuovere la coltivazione della canapa, cannabis sativa, per scopi produttivi, alimentari ed ambientali e relative filiere. Ora, entrerò successivamente nel merito della legge, però permettetemi alcune considerazioni. Intanto, su questi temi, come su altri tipici della sinistra, riscopriamo sempre la presenza comunque di un'azione di conforto, di sostegno, di collaborazione da parte del Movimento 5 Stelle. Ma questa è una semplice considerazione soltanto per cercare di delineare il quadro di questa proposta di legge, che è a mio avviso inutile per tante motivazioni che dirò successivamente. Intanto un paragone con quello che sta avvenendo a livello nazionale, con la proposta di legge Giachetti ed altri, che va nella direzione della liberalizzazione delle droghe. Ora arriverò al punto rispetto alla canapa e a quello che vuole fare quest'Aula. Quella proposta di legge fortunatamente è stata solo discussa inizialmente, è una resa dello Stato rispetto alle varie tossicodipendenze, alle dipendenze di tutte le età e i sessi, non c'è informazione sulla questione della droga, nel mondo sono 208 milioni di persone che fanno uso di droghe e in particolare per quanto riguarda la questione dell'abuso di marijuana. L'abuso di marijuana sono il 4,6% della popolazione mondiale tra i 15 e i 64 anni che fa appunto utilizzo e abuso di marijuana. Nelle nostre scuole, nelle scuole italiane, uno su cinque degli alunni ha fumato erba e di fatto una percentuale di questi poi è passato all'uso delle droghe pesanti. I giovani e l'uso della droga, perché? Perché non vogliono, vogliono cambiare qualcosa nella propria vita e le istituzioni non possono permettere tutto questo. Soprattutto perché queste droghe arrivano al cervello, distorcono la percezione, distruggono il controllo della vita e dei rapporti familiari e di amicizia. L'ho vissuto personalmente quando ero appunto adolescente e l'ho visto con tantissimi miei amici. Le droghe spazzano via capacità, prontezza, annebbiano il pensiero e tutto questo è assolutamente un problema che le istituzioni si devono porgere. Ora, perché diciamo che questa legge è collegato a tutto questo mondo della droga? Perché è una bandiera di questo Consiglio regionale che vuole essere posta di fronte al tema della liberalizzazione, perché come sapete la legge nazionale prevede la possibilità di coltivazione della cannabis sul territorio anche in forma associata. E quindi la volontà di questa maggioranza di non mettere il controllo di queste coltivazioni della canapa, che come sapete è la stessa pianta, quindi della stessa famiglia botanica della marijuana, pur non avendo il THC appunto l'effetto psicoattivo, quindi la mancanza di questi controlli farà scaturire la possibilità per tanti di coltivare marijuana e dire invece che si sta coltivando la canapa perché il tema è proprio questo, quello della mancanza dei controlli e della mancanza anche della possibilità per il corpo forestale dello Stato, che adesso sono diventati i carabinieri, comunque degli organi preposti di controllare questa espansione di coltivazione appunto della famiglia botanica delle cannabacee, che di fatto potrà permettere a chiunque di coltivare marijuana e poi dire che sta coltivando canapa, perché poi sappiamo bene come funziona in questo paese, si fanno le leggi, si dicono poi magari aggiungerete anche successivamente che ci saranno dei controlli, ma poi questi controlli non ci saranno mai e sarà un'azione indisturbata su tutto il territorio nazionale, in particolare sulla Regione Lazio. Ora, questo è il tema ideologico di questa legge, bisogna dirlo con chiarezza, per questo noi siamo contrari, fortemente contrari a questa legge. Anche perché, signori, parliamoci chiaro, voi non state autorizzando la coltivazione della canapa, non state facendo la rivoluzione del mondo rispetto a questo tema, perché adesso un'azienda che vuole coltivare la canapa lo fa, un'azienda agricola lo fa tranquillamente. E quindi voglio dire, è
una bandiera ideologica legata alla legalizzazione delle droghe leggere. Gli interventi per promuovere, cioè voi volete promuovere la coltivazione della canapa. Con quanto? Con 100.000 euro nel 2017, con 100.000 euro nel 2018, per quanto riguarda appunto gli interventi economici. Quindi sono questi gli stanziamenti che voi mettete in campo. Questo per il fondo per la promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi alimentari ed ambientali. Intervento di parte corrente. 200.000 euro per gli interventi in conto capitale. Cioè, veramente. È ridicolo che noi oggi, rispetto a quello che sta succedendo sul nostro territorio, in particolare per la questione del terremoto, della neve che sta cadendo ancora e che sta mettendo in difficoltà le nostre popolazioni, voi state stanziando una cosa ridicola, 100.000 euro in parte corrente e 200.000 euro per la canapa, invece di darli magari agli agricoltori che stanno facendo morire i loro animali perché non c'è un aiuto da parte dell'istituzione media, non li stanno facendo morire loro. Ma è la mancanza della presenza delle istituzioni a livello nazionale e regionale su questo tema e quindi magari invece di stanziarli su questa legge si poteva fare oggi un provvedimento urgente di aiuto economico sul tema del terremoto e quindi dell'aiuto degli agricoltori, in questo momento degli allevatori, noi siamo qui a parlare del nulla rispetto a un tema che è solo di carattere ideologico. Quindi, vi prego di riflettere su questo, noi abbiamo presentato importanti emendamenti per cercare di far in qualche modo comprendere a questa maggioranza e al Movimento 5 Stelle che sostiene la legge di cambiare questa visione, di discutere di cose urgenti che riguardano il nostro territorio in via prioritaria, delle persone che stanno soffrendo, invece di parlare della coltivazione della canapa. Grazie.